Italian InsurTech Summit, di cosa stiamo parlando e perché è importante in questo momento storico? Stiamo parlando della digitalizzazione del settore assicurativo, un fenomeno iniziato negli ultimi anni, ma sostanzialmente in atto, ancora all'inizio, che però ha un effetto veloce, molto impattante sulla filiera assicurativa e di estrema importanza per il cliente, per le aziende del settore assicurativo e per tutti gli impiegati nel settore assicurativo, che ricordiamo essere in Italia più di 400.000. L'industria assicurativa è la terza industria italiana, 7% del PIL, quindi molto importante. L'Italia InsurTech Summit racconta lo stato dell'InsurTech, a che punto siamo, quali sono le priorità, quali sono i numeri, quali sono le metriche raggiunte, quali sono le luci, quali sono le ombre, su cosa ci dobbiamo focalizzare nel 2024, come riusciamo a colmare il digital divide, lo skill gap, il grande problema, quindi la scarsità di competenze tecnico-digitali nel settore assicurativo, in maniera similare a come lo è stato in passato per altre industrie. Gap delle competenze, educazione del cliente finale, investimenti che devono crescere sono le tre aree su cui il sistema paese, non solo il mercato assicurativo, si deve focalizzare per far crescere la industria, per far crescere l'economia e per dare un futuro raggiante a quella che ricordo essere un'industria non solo importante e profittevole, ma estremamente rilevante per tutto il paese in quanto supporta l'individuo, la famiglia e tutto il sistema industriale italiano. Tecnologia digitale, ha detto che è in crescita, facendo dei numeri, dove è arrivato il mercato assicurativo digitale in Italia e dove dovrebbe arrivare nel futuro prossimo? Allora, il cliente digitale oggi nel Fatto 100 il target assicurativo è oltre il 50%, sarà all'80% nel 2030 e sarà al 100% nel 2040. E attenzione che era al 10% nel 2010, quindi in pochi anni è arrivato da quasi irrilevante a 1 su 2, e fra pochi anni sarà il cliente di riferimento. Quindi questo è estremamente importante per soddisfare questa domanda di clienti che vogliono interagire tramite l'ausilio di piattaforme digitali. La industria sta investendo in modo importante, gli investimenti in Italia sono cresciuti gradualmente anno su anno, nel 2023 tocchiamo gli 800 milioni di euro di investimento fra investimenti in start-up, investimenti nelle compagnie, investimenti in progetti tecnologici, ricordo che erano circa 400 lo scorso anno, quindi più 100%, e ricordo che erano 50 milioni nel 2020, quindi una crescita molto repentina. Nel 2024 gli investimenti in InsurTech in Italia, secondo le stime dell'Italian InsurTech Association, supereranno il 1 miliardo di euro di investimento, quindi c'è grande focus. In particolare l'area che mi sento di segnalare, che nella mia relazione introduttiva ho valorizzato molto, è il dinamismo delle reti. La cosa più bella per quanto mi riguarda e più gratificante anche con l'Italian InsurTech Association è il fatto che le reti hanno percepito con grande chiarezza che il digitale non è disintermediazione, okay? Sviluppare piattaforme digitali non significa sostituire l'agente, il broker, il subagente della filiera, ma anzi valorizzarlo, dargli degli strumenti più forti e trasformarlo in quello che abbiamo rinominato come l'agente bionico, quindi un agente che forte della sua competenza e del rapporto consulenziale col cliente finalmente si dota di strumenti digitali, piattaforme, intelligenza artificiale, CRM e strumenti di marketing con cui può fare il cosiddetto enhancing della relazione col cliente. Che cosa significa? Significa guadagnare di più lavorando meno, quindi è molto molto importante.